L'Associazione Sportiva Centro Benedetto Carone, associazione sportiva dilettantistica, è nata nel 2015 per gestire gli spazi e le strutture del villaggio del ragazzo, le strutture sportive e ricreative. Di fatto le strutture principali che noi abbiamo sono la piscina terapeutica e polifunzionale, che ha una temperatura dell'acqua di circa 32 gradi, un campo da calcetto che può essere affittato per partite di calcio, tornei, una palestra, un palazzetto dello sport, una palestra di basket e pallavolo regolamentare e una novità degli ultimi anni, una palestra di arrampicata al coperto. E questi sono gli spazi che noi come associazione gestiamo ed affittiamo anche a società esterne. Le attività che facciamo in acqua sono molteplici. Soprattutto il fitness, abbiamo vari corsi, dall'acqua gym all'acqua bike, il tapis roulant in acqua e una novità di quest'anno, l'acqua jump, praticamente un tappeto elastico posizionato sul fondo della piscina che permette un'attività cardiovascolare molto intensa. Per gli over 60 invece abbiamo l'attività di acqua gym soft, sono corsi sempre con la musica di sottofondo, ma a un'intensità molto blanda, dedicati proprio a queste persone. Una novità che crediamo di poter far partire a gennaio è l'AFA in acqua, cioè l'attività fisica adattata in acqua, un progetto in collaborazione con l'ASL 4 e un progetto dedicato a quelle persone che hanno problemi di mal di schiena o di equilibrio, quindi principalmente anziani, ed è un corso seguito da un laureato in scienze motorie o fisioterapista dedicato proprio a queste persone di una fascia più debole, diciamo. Nelle nostre palestre svolgiamo alcuni corsi a terra, fondamentalmente sono quattro, il Pilates, lo spinning, lo yoga e la ginnastica dolce. La ginnastica dolce ovviamente è indicata soprattutto per le persone over 60 e tutti questi corsi sono seguiti da istruttrici specializzate. L'invito per tutti quindi è quello di venirci a trovare, a vedere i nostri spazi e i nostri corsi, in modo da poter, valutare personalmente le nostre opportunità.